Pomigliano d'Arco e la Campania sempre più punto di riferimento per il settore dell'aerospazio. Leonardo ha inaugurato, alla presenza dei ministri Di Maio, Patuanelli, Amendola e Manfredi, l'Aerotech Campus, un centro di eccellenza per lo studio di nuovi materiali e processi produttivi che si avvale delle migliori intelligenze del territorio grazie alle competenze degli studenti dell'Università Federico II di Napoli. Da Pomigliano oggi venga un messaggio, siamo tutti al lavoro come governo per affrontare questa crisi, questa epidemia, ma il messaggio che è venuto da questo investimento di Leonardo, un campione italiano, qui a Pomigliano, un investimento per laboratori in cui lavoro e ricerca si mettono insieme, è molto chiaro: l'Italia non si ferma. È un messaggio a tutti i lavoratori, agli imprenditori delle zone più colpite da questa epidemia, ma un messaggio anche di ottimismo al paese. Il caso di Pomigliano nel settore dell'aerospazio, e quindi, ma questo poi si può ripetere nell'automobile come nei campi del digitale, ci fa capire che oggi è fondamentale fare una formazione di qualità che consente alle imprese di poter selezionare talenti che servono a far crescere le imprese e ai giovani di avere quell'opportunità formativa e poi successivamente di lavoro che si aspettano. A Pomigliano abbiamo un'iniziativa insieme all'Università Federico II per fare formazione nei nostri stabilimenti di alta formazione per 30 ragazzi.